Siamo quindi alla seconda parte, quando la forza con cui tiriamo è 20 newton. Il procedimento è identico, scriviamo la seconda legge di Newton per il blocchetto che sta sopra e per il carrello che sta sotto. Immaginiamo anche in questo caso che le due accelerazioni siano uguali e i due oggetti si muovano insieme. E quindi procediamo nello stesso identico modo, scriviamo la legge di Newton per il sistema intero e calcoliamo l'accelerazione. È tutto uguale a prima, con l'unica differenza che la forza F non è più 10 newton ma, come si vede qua, è 20 newton. E quindi con una forza esterna totale doppia, naturalmente l'accelerazione viene non più 10 sesti ma 20 sesti metri al secondo quadrato, 20 sesti e 10 terzi, come vediamo qua sotto. Quindi adesso abbiamo un'accelerazione doppia di prima, non più 5 terzi ma 10 terzi metri al secondo quadrato. E come abbiamo fatto prima, ora ci andiamo a calcolare la forza di attrito. Prima avevamo sostituito 5 terzi metri al secondo quadrato al posto dell'accelerazione, ecco qua le sostituzioni. Adesso invece andiamo a sostituire 10 terzi metri al secondo quadrato sia qui che nell'altra accelerazione e otteniamo così una forza d'attrito doppia rispetto a prima. Prima avevamo ottenuto 10 terzi newton come forza d'attrito, adesso otteniamo 20 terzi newton, cioè circa 6,7 newton. E come avevamo fatto prima, ci chiediamo se, prima ci eravamo chiesti se 10 terzi newton fosse possibile per l'attrito arrivare a questo valore. Era possibile perché 10 terzi newton era 3,3 newton, era minore dell'attrito statico massimo, 5,9 newton. Chiediamoci la stessa cosa anche ora, 6,7 newton, cioè 20 terzi newton, è minore o al limite anche uguale all'attrito massimo statico? No, perché 6,7 newton è di più di 5,9 newton, quindi vuol dire che l'attrito in realtà non riesce a esercitare 6,7 newton. Questo vuol dire che l'attrito non è sufficientemente intenso da tenere i due oggetti insieme. Quindi vuol dire che l'attrito, ricordiamo che l'attrito è fra i due oggetti, non è sufficiente a tenere uguali le due accelerazioni, cioè a far muovere insieme i due oggetti, perché dovrebbe esercitare una forza superiore al valore massimo possibile. Da questo deduciamo che i due oggetti in realtà slittano, cioè il blocco sopra slitta rispetto al carrello. Le accelerazioni sono quindi diverse. L'attrito non è più statico ma dinamico, perché si tratta di un attrito tra oggetti di un oggetto che si muove sopra un altro. Quindi intanto dobbiamo ricalcolare l'attrito, la forza d'attrito con il coefficiente dinamico, quindi non più 0,30 ma 0,20 per la forza normale, che ricordiamo la forza normale era la forza peso del blocchetto superiore che premeva il blocchetto contro il carrello. Quindi adesso l'attrito dinamico è 3,9 newton. Ricordiamo anche che l'attrito dinamico, a differenza dell'attrito statico, non ha un range di variabilità. Non è che l'attrito dinamico può andare da un valore minimo a un valore massimo, cioè da 0 fino a un valore massimo. Quello è l'attrito statico, che poteva andare da 0 a 5,9 newton. L'attrito dinamico invece ha un valore ben definito, non è un range di valori, non è un intervallo, è un valore secco, è 3,9 newton. Quindi adesso abbiamo l'attrito dinamico e abbiamo le accelerazioni diverse, quindi dobbiamo riscrivere le leggi di Newton dei due oggetti con due accelerazioni diverse e con l'attrito che è fra i due oggetti che è diventato dinamico. Quindi forza attrito dinamico sarebbe la forza totale sul blocchetto superiore uguale M1A1 e questa forza positiva meno l'attrito dinamico, quindi 20 newton meno questo attrito qua, è la forza totale sul carrello e quindi è M2A2. A questo punto intanto non è utile fare il metodo della riduzione, non è utile perché è utile di solito quando le due accelerazioni sono uguali e perciò si può raccogliere M1 più M2 per A. Ma in questo caso le accelerazioni sono diverse e quindi non è utile fare la riduzione e non è nemmeno necessario, perché sia la prima equazione di Newton che la seconda presentano un'incognita sola, in quanto l'attrito dinamico adesso è noto, è 3,9 newton e sono noti anche tutti gli altri valori. Infatti l'attrito dinamico è 3,9 newton, eccolo, la forza con cui tiro è 20 newton ed eccola qua.
le masse le conosco 2 kg e 4 kg e posso quindi ricavare l'accelerazione 1 dalla prima equazione e quindi otteniamo 2 metri al secondo quadrato e l'accelerazione 2 dall'altra equazione ottenendo 4 metri al secondo quadrato. Si conferma quindi che le due accelerazioni sono diverse e che è maggiore l'accelerazione del carrello, mentre invece il blocchetto accelera di meno. Un tipico errore degli studenti è credere che il blocchetto vada a sinistra. Il blocchetto va a destra comunque, entrambi gli oggetti vanno a destra, solo che il blocchetto va a destra con minore accelerazione. Se vogliamo, va a destra più lentamente del carrello. È vero che rispetto al carrello il blocchetto rimane indietro e sembra andare a sinistra, ma va a sinistra rispetto al carrello, ma visto dall'esterno come in questo disegno, entrambi gli oggetti vanno comunque a destra. In conclusione, abbiamo risolto anche la seconda parte che chiedeva cosa succede se tiriamo con una forza di 20 N. Succede che l'attrito non è più in grado di tenere i due oggetti attaccati, in quanto dovrebbe fare, abbiamo visto, 6,7 N, l'attrito statico, ma in realtà l'attrito statico al massimo può farne solo 5,9. E quindi i due oggetti scivolano, il blocchetto scivola sul carrello, le due accelerazioni sono uguali, le abbiamo calcolate, accelera di più il carrello, accelera di meno il blocchetto, entrambi accelerano verso destra, l'attrito l'abbiamo ricalcolato dinamico.